campagna elettorale con questo primo comizio. Avete ascoltato la nostra canzone, che è quella che a noi sta tanto al cuore. Si può dare di più e noi speriamo di dare di più a questo paese, perché ha avuto poco, è stato fatto poco per questo paese nel corso degli anni passati. E quindi noi la mettiamo come buon auspicio per cercare di dare di più. Per chi fosse interessato, siamo in diretta Facebook, chi ci volesse ascoltare da questo punto di vista. Niente, praticamente io, così come ho fatto in presentazione della lista, ovviamente vorrei fare una carrellata sul quadro politico che si è venuto a creare. E non è che non abbiamo intenzione di attaccare nessuno, perché non ci interessa questa cosa qua, perché a noi ci interessa più parlare dei programmi, parlare delle cose che vorremmo fare, delle cose che non sono state fatte, ma non attaccare le persone. Però purtroppo qualcosa la dobbiamo dire qua sul quadro politico che si è venuto a creare. Praticamente in questa tornata elettorale ci sono 4 liste, compresa la nostra. Allora vorrei cominciare in ordine a parlare di queste liste. Qualcosa lo devo pur dire, anche perché qualcuno ha detto che la politica non è fatta di rose, forse riferendosi al fatto che io ho offerto le rose alla candidata sindaco, unica donna, ma lo rifarei, non mi fa problema, perché è l'unica candidata sindaco donna, ripeto, penso di aver fatto un gesto di cortesia. La lista, praticamente, la prima lista della quale ti vorrei parlare, che è la lista capeggiata dalla signora Angela Brigante, praticamente è una lista, questa qui, che come dicevo lì alla baracca, ha più sostenitori di Donald Trump in campagna elettorale, che praticamente hanno piazzato dei candidati, ok? E io ovviamente voglio dire ad Angela, carissima Angela, ma tu ti pensi che questi signori ti hanno messo questi candidati perché sei bella o perché sei simpatica? Sappi che in caso di vittoria, così come non credo che sarà, ti chiederanno il conto questi signori, come hanno sempre fatto, per cui avrai una vita difficile. E io spero che i decoratoresi, coscienti di questo fatto, valutano bene a chi votare e non votare, perché votare una lista come questa, con persone che poi vorranno condizionare l'attività amministrativa, ne abbiamo visto scene, di film del genere nel passato, per cui ritengo che non sia opportuno. Oltretutto poi vorrei parlare, ma tutti parlano di liste civiche, ma cosa sono queste liste civiche? Le liste civiche sono secondo me di persone fatte della società civile, ma possiamo dire che quella della signora Angela Brigante è una lista civica? Non lo possiamo dire, perché lei, l'ho dichiarato alla Gazzetta, mi sembra di aver letto che è una dirigente dell'UDC. Allora ovviamente se il capo di una lista è il dirigente di un partito, ok, no, la lista è già caratterizzata, non è una lista civica nel modo più assoluto. Questa lista praticamente oltretutto ha imbarcato di tutto e di più, gente di varia estrazione politica, io non so come si ci trovano in questa lista, e io ritengo che voi decoratoresi abbiate tutto il diritto a chiedere loro, quando verranno a casa, a chiedere il voto. Ma dico, ma cosa ci fai tu di estrema sinistra candidata con una dirigente dell'UDC? Se me lo spieghi io ti voto, però me lo devi spiegare. Per il bene del paese, ma è troppo generico sto bene del paese, tutti vogliamo il bene del paese, però dire che io mi sono candidato lì, di estrema sinistra, per il bene del paese, mi sembra troppo limitativo, dovrebbe dire i veri motivi. L'altra lista, ovviamente, della quale vorrei anche parlare, è la lista capeggiata da 2 persone, ok, che nel corso degli anni non hanno fatto altro che battibeccare, dirsi le cose peggiori una dell'altro. Non è solo il fatto di Peppa Pig, che mi dice, io il fatto di Peppa Pig lo spiego, mi ha chiamato Peppa, ma quella è la cosa più banale del fatto di Peppa Pig. Ci sono state dette cose più gravi, cioè uno ha chiamato l'altro ladro, Lupin, cose gravissime, che ritengo
ritenendo che non si possano risolvere con una stretta di mano come loro vorrebbero far intendere. Io non riesco a capire come è possibile ricomporre dei rapporti dopo che ci sono state delle accuse gravi uno all'altro, pesantissime. Le abbiamo viste nell'ultima campagna elettorale, per cui niente, praticamente sono d'accordo, ma chiedetevi perché sono d'accordo, chiedete loro di vivere i motivi per cui sono d'accordo. Io non penso, ritorniamo là, tutti parlano, sono d'accordo, il bene del paese, per il bene del paese, tutti per il bene del paese operano. Praticamente vorrei passare un attimino, oltretutto questa lista, un fiore all'occhiello, praticamente ha accolto la mia amica Angela Ciconte, qua presente, okay, che praticamente è dirigente, come dire, nazionale, e coordinatrice regionale di un movimento che ha dei principi, come dire, un pochettino che la gente non gradisce. È un movimento omofobo, xenofobo, razzista. Angela non fa altro che sparare a zero tutto il giorno, come dire, contro tutti, spari contro tutti, Angela. Sì, no, ti hanno visto tutti su Facebook. No, aspetta un attimino che poi ti spiego, poi dopo, casomai quando parlerà dopo mi spiegherà. Praticamente spara contro le unioni civili, spara contro il divorzio breve, contro il biotestamento, contro l'aborto, contro le persone che hanno una sessualità diversa. Lei spara contro tutto, spara a zero, ok? Perché questi sono i principi del suo movimento, per cui addirittura il leader è quella persona che dice che praticamente gli animali non hanno anima, che lui ha soppresso il suo gatto perché era anziano. Io voglio dire, anzi, gli animali sono come le persone, più sono anziani e più vanno accuditi e non vanno soppressi come ha fatto lui. E quella persona che dice che spara contro i disabili, dice praticamente che almeno Hitler le eliminava gratis. Ma che parole sono? Ma questo è assurdo, questa posizione. Praticamente dice delle parole, dopo questo che ho detto chiudo questa polemica definitivamente, non ne parlerò più perché per me la polemica è chiusa, non ho tempo da perdere per queste cose perché devo pensare a quello che vogliamo fare o non fare per questo paese, però è doveroso che io le dica queste cose. L'ultima cosa che dico praticamente è che questo signore, ovviamente, che è il leader nazionale di questo movimento, okay, dice che lui praticamente guarda un agnellino che lo uccidono negli occhi e non gliene dispiace nemmeno un po' perché poi pensa che si mangia la cotoletta, la costoletta, una cosa del genere, ok? Ma ne mangia tante, giudicare dalla stazza. Fiore all'occhiello, la signora Ciconte non fa altro che sparare quotidianamente contro i 5 Stelle. Ma forse gli sfugge che se ne viene qua da Torino a Decollatura, dove i 5 Stelle hanno preso 850 voti, oddio, ci sono 850 persone che hanno votato i 5 Stelle, e a zero contro i 5 Stelle, ma fuori dal mondo. Ieri sera l'ho sentita, ma se ne viene qua da Torino una volta all'anno e lei vorrebbe fare tante cose belle, io ti apprezzo, ma come fai a fare tutte queste cose belle se tu qua non ci sei? Io ritengo che queste cose belle che tu hai detto, che io condivido, però le debbano fare le persone che stanno 12 mesi all'anno su questo territorio, che effettivamente sanno la realtà dei fatti e che quotidianamente possono impegnarti. Ok, tu stai a Torino e spara zero contro l'Appendino quotidianamente. Torino è rinata da quando c'è l'Appendino. Torino è rinata da quando c'è l'Appendino. Vorrei passare succintamente all'altra lista. L'altra lista praticamente è quella del PD, che praticamente si candidano pure, loro se ne sono venuti freschi come se non c'entrano niente, ma forse si sono dimenticati che questo comune è stato amministrato da 7 anni dal PD, cioè loro non vogliono dire che nemmeno loro che sono una lista civica, ok? Una lista civica, tornando al fatto della lista civica, la lista Gigi Perri non è nemmeno una lista civica, già è caratterizzata, è la lista del popolo della famiglia, perché se non si sa, quando in un luogo vi è un simbolo del movimento, è quel movimento che caratterizza la lista. Poi possono dire quel che vogliono, sono singole persone, così e colà, però è il simbolo che caratterizza la lista, quindi non è nemmeno quella una lista civica, ok? Questo deve essere chiaro, queste cose qua devono essere chiare.
perché liste civiche, liste civiche, è bello dire liste civiche, però poi di fatto non lo sono. Stavo dicendo a questo PD che ha amministrato questo comune. Allora, che è successo praticamente? Che poi lo riprenderò dopo questo discorso nel corso degli anni. È successo questo. Il signor Perri, Mario, ha fatto debiti stratosferici, vedi Asse, vedi tanti altri debiti, i debiti non pagati da multiservizi e tanti altri debiti a privati, come dire, aziende che ci ha lasciato di pagare un po' tutto. E allora che cosa ha pensato la signora Cardamone che gli ha succeduto? La signora Cardamone, per far quadrare i bilanci, ha pensato di tenere nascosti questi debiti, di mettere in bilancio praticamente dei residui inesigibili che ovviamente i conti tornavano facendo questo criterio. Allora c'era avanzo di amministrazione, mi pare che in un bilancio 115 euro di avanzo, bella cosa, ma se tu metti soldi che non puoi mai avere, sai che li devi avere da 30 anni e non te li daranno mai, io mi posso dire di avere in tasca 1000 euro se Laura me li deve dare a 30 anni, che posso sperare che me li da oggi? Non me li darà se non me li ha dati in 30 anni, cioè è questo ho fatto, il Perri ha fatto i debiti e la Cardamone li ha tenuti belli nascosti, per cui oggi si è arrivato al predistesto, si è arrivato al collasso finanziario. Perché si è arrivato al collasso finanziario? Perché ovviamente una legge del 2016 ha sancito che i debiti inesigibili dovevano essere tolti dal bilancio comunale, okay? E il commissario non ha potuto fare altro che attenersi ed è venuto fuori che questo nostro comune versa in predistesto per circa 700.000 euro, 650. Noi non siamo addentro all'amministrazione, non le sappiamo queste cifre, perché quando entreremo prenderemo le carte, faremo i conti e vedremo un attimino come stanno le cose, perché è da lì che parte tutto, il bene del comune, parte dai soldi, parte dalla capacità finanziaria dell'ente, quindi noi dovremmo fare queste cose, dovremmo vedere questi conti ben bene e dopodiché... Quindi anche questo partito, che oggi ripeto, come se non c'entrasse niente, non è una lista civica, ma è la lista del PD, quel PD che in Italia ha fatto danni, ha fatto il partito delle banche, è il partito dei ricchi e non dei poveri, è il partito che va a braccetto con la Confindustria, lo sapete tutti questi, non c'è bisogno che ve lo dico io, ok? Non per niente è stato bocciato alle scorse elezioni amministrative, ha preso una batosta stratosferica, ha preso... è sceso di 13-14 punti in percentuale, per cui è tutto dire. E anche qua a Decollatura ha fatto i danni che ho predetto, praticamente portando il comune al commissariamento. Al commissariamento lo ha portato il PD, al commissariamento, perché la lista era del PD. Quindi non è che se ne vogliono uscire franchi, lisci, che non c'entrano nulla. L'ho portato io al comune al commissariamento, io non c'ero, io non ero né consigliere di maggioranza né consigliere di minoranza, non avevo nessuna carica all'interno del comune. Chi l'ha portato il comune al commissariamento? Qualcuno me lo sa dire, ok, non me lo sa dire nessuno, ve lo dico io, l'ha portato il PD, quel PD che oggi si ripropone alla guida del comune. Quindi praticamente, tornando al discorso delle liste civiche, deve essere chiara una cosa, che l'unica lista civica è la nostra, perché siamo delle persone che non abbiamo in tasca una tessera di partito, su di noi non c'è nessuno, non abbiamo avuto pressioni per candidarci, né io non sono nessuno, io sono un impiegato, come avrei potuto pressare, come hanno fatto l'altro, pressioni fortissime che le sappiamo e le sanno tutti in paese, a pressare i candidati, tu ti devi candidare perché sai, perché io ti ho fatto quel favore, adesso me lo devi fare tu a me e poi ti prometto questo e proprio ti prometto quello, ok? Io che cosa avrei potuto proporre a queste persone semplici che si sono candidate con me? Sì, non vi preoccupate che non le vedete, non le sentite parlare, ma sapete perché non parlano? Perché non sono politici di razza, non sono politici di professione, è gente semplice, è gente che lavora, come Laura qua davanti. Laura non è l'ultima arrivata, Laura è responsabile amministrativa di un'azienda che conta 800 utenti, Laura ha lavorato nel bar, Laura ha fatto i lavori più umili, ok? Quindi non pensate che non no. E quando vanno a casa a cercare i voti, vanno col programma in mano,
ok? Mentre di altri che dicono essere questo e quello, che si vantano dei titoli, i titoli, un titolo lo potrebbe avere chiunque, ok? Però poi bisogna vedere la personalità della persona, bisogna vedere l'umiltà, bisogna vedere sapersi confrontare con gli altri. Ma queste persone che si vantano di questi titoli, io gli vorrei chiedere una cosa: ma perché i voti ve li vanno a chiedere papà e mammina e non ci andate voi come fanno i miei candidati? Perché ve li vanno a chiedere papà e mammina? Ok, sono andati da gente che mi vota e me lo hanno riferito, è una cosa molto grave, ok? Ognuno dovrebbe, come fanno loro? Loro vanno a cercarsi i voti, vanno a proporsi col programma in mano, non che va il papà e la mamma a chiedere i voti. Questa è una cosa veramente mortificante e umiliante, anche perché loro vantano di avere grandi titoli, però i voti che devono cercare, ripeto, papà e mammina. Adesso per ora mi fermo qua, perché non voglio andare oltre, non voglio più parlare del resto, perché voglio parlare del nostro programma, di quello che abbiamo intenzione di fare per questo comune, perché è quello che ci interessa. Ma queste cose le dovevo dire, perdonatemi se vi ho tediato, ma io queste cose le dovevo dire. Quindi praticamente vorremmo adesso analizzare i punti che abbiamo in programma, perché quello è bello, quello noi... che ci interessa, ripeto. Noi praticamente abbiamo messo tanti punti in programma, ben coscienti che la situazione finanziaria del comune è quella che è, abbiamo messo tanti punti in programma che si possono fare con pochi soldi o addirittura senza soldi, ok? Ma come si fa? Ma basta semplice, basta con l'impegno delle persone, che si impegnassero le persone. Ve ne dico una, che poi ci arriverò dopo, ok? Ripristinare i percorsi per fare delle passeggiate ecologiche, basta una persona con un decespugliatore, ce ne sono tanti decoratori bellissimi nei quali la gente potrebbe passeggiare, non ci vogliono soldi, ci vuole solo l'impegno, un decespugliatore, magari la miscela la contiamo noi, Laura. 5 euro di miscela, siamo poveri noi, non siamo candidati da nulla, ed è vero, non siamo candidati da nulla perché veniamo dal basso, non abbiamo tanta disponibilità finanziaria, però 5 euro per comprare la miscela le potremmo utilizzare, cioè, le potremmo avere, credo che le potremmo avere, forse di più no, invece che veniamo dal nulla, siamo candidati, loro hanno i soldi, si tenessero i soldi, noi ci teniamo la nostra dignità. Allora, vorrei parlare a un punto di questo programma che riguarda la rimodulazione della convenzione del progetto SPRAR. Come dicevo lì alla baracca, il progetto SPRAR, io non ho niente contro questo progetto, è bellissimo l'integrazione di quelle persone che rispettano i criteri di legge, cioè che vengono in Italia, che fuggono da guerre, da persecuzioni politiche, che, come dire, dei rifugiati, quelli che vengono qui nel rispetto della legge, noi li dobbiamo accogliere e li dobbiamo integrare, perché l'integrazione è bella, ovviamente si devono adeguare alle nostre leggi, alle nostre usanze e alle nostre consuetudini. Io ho solo criticato la gestione di questo progetto, perché io penso che in questo progetto potrebbero lavorare persone da individuare con dei criteri che ritengo non sia stato così. I criteri li sappiamo tutti, l'individuazione delle persone, e se dovessimo essere noi a vincere, come mi auguro sia, faremmo in modo che la cosa vada diversamente. Io praticamente apprezzo quelle ragazze che della prima ora che lavoravano in questo progetto quando non si pagavano, perché a quelle ragazze effettivamente piace, come dire, svolgono con piacere questa attività di aiutare queste persone ad integrarsi, come un po' meno quelle che sono entrate dopo, quando sono entrati in gioco i soldi, ok? Perché quelle secondo me lo hanno fatto per i soldi, ok? Quindi avremo un occhio di riguardo per la gestione di questo progetto. Ma semplicemente, ripeto, per la gestione delle risorse umane, non per le finalità del progetto, che io apprezzo tantissimo e tutti noi apprezziamo tantissimo, perché è bello, ripeto, aiutare queste persone che sfuggono da guerre, persecuzioni e quant'altro. E poi ovviamente noi abbiamo anche, è banale, ma lo dobbiamo mettere in programma, di seguire tutte le indicazioni di legge per risanare questo debito pregresso sancito dalla situazione di predissesto. Ci dobbiamo attenere a tutto ciò che prevede la legge, non è una cosa grave, non è una cosa molto, è una cosa dalla quale se ne può uscire, basta che ci si attiene a ciò che prescrive la legge, ossia rimodulare le aliquote, rimodulare la pianta organica, ci sono dei vincoli legislativi
che dicono, che lo Stato dice, se tu ti attieni a questi praticamente, se tu ti attieni a questi vincoli, io ti aiuto, ti do dei mutui ventennali, decennali o quel che sia, e tu puoi gestire tranquillamente il comune e aiutare i cittadini a vivere meglio. E in effetti questi debiti ci sono, come dicevo prima. Sono stati fatti purtroppo dall'amministrazione Perri nel passato e dalla Gardamone, che l'ha tenuti occultati per anni, per far quadrare il bilancio, per non dichiarare il predistesto come ha fatto il commissario. Secondo me avrebbe fatto meglio o tentare di pagarli, ma dice che l'hanno pagato, abbiamo pagato questo, abbiamo pagato quello, ma io di carte non ne ho viste, e ci hanno pagato tanti debiti, e non lo so, l'architetto Perri dice che l'hanno pagati, ma tanti, io non lo so se è vero. Parlano di 1,5 milioni di euro, oltre a quelli che ci sono, però io non so, sinceramente, non ho contezza delle carte. Poi vorremmo parlare un po' delle riqualificazioni, questi sono i punti a stretto, come dire, a stretto giro. Ma diciamo nei primi 100 giorni, la mettiamo così, poi saranno 150. Oh, ci hanno messo 15 anni, non hanno fatto niente, insomma, oh, possiamo provarci noi. La riqualificazione, il foro boario, questa struttura, questa qua alla mia destra, praticamente di questo do atto a chi l'ha fatto, sinceramente, a chi l'ha messo su questo foro boario, e vorremmo ripristinare immediatamente quel campetto di calcio, che era un fiore all'occhiello. In questo campetto venivano tanti ragazzi a giocare, era una cosa meravigliosa. Questo l'aveva fatto l'architetto Perri, l'aveva fatto di buono, e lo devo dire, perché devo, le cose buone che sono state fatte, perché non devo dirle. Invece l'amministrazione Cardamone ha abbandonato tutto, dove avevi speso un sacco di soldi, forse un po' di più di quelli che occorrevano, perché sai, poi, ma ci sta, però è stato abbandonato. Io a casa mia, ripeto, se mi compro qualcosa me la custodisco ben bene, perché i soldi li ho spesi io, e i soldi dei cittadini dei Cogliaturesi, io credo che devono essere, i beni che si comprano con i soldi dei cittadini dei Cogliaturesi debbano essere custoditi con lo stesso criterio con i quali si custodiscono le proprie cose, gelosamente, perché sono stati pagati, li abbiamo pagati tutti noi. Qua vedete uno scempio, non c'è rimasto nulla, c'erano beni per parecchi. Io secondo me quasi si andrebbe anche nel penale, perché se qualcuno, non si può lasciare una struttura così con le porte aperte, vai e ti prendi quello che vuoi, oltretutto è un pericolo perché salgono ragazzi di sopra. Ma come si fa? Ma dico, ma un'amministrazione, per lasciare una struttura così ci vogliono soldi per chiudere una porta, o anche una persona la chiude questa porta, voglio dire, cioè tenerla aperta così, porta aperta alla Renault, ognuno poteva pensare, aperto è stato qua. Quindi per cui vorremmo oltretutto riqualificare la villa comunale con la creazione di un parco avventura, la sistemazione degli argini dei fiumi, e fare anche un palco, cercare di fare un palco fluviale, che è una cosa bellissima. Poi ovviamente anche noi, ma non come priorità di programma, anche noi vorremmo sistemare le buche, ma non è una priorità, questa è una priorità degli uffici comunali, sistemare le buche, non è una priorità programmatica, le buche vanno sistemate, ma sono gli uffici che le devono sistemare, con gli operai, con i tecnici, vedere dove sono. Qualcuno l'ha messo come priorità programmatica la sistemazione delle buche, le faremo anche noi, le vorremmo sistemare anche noi, possiamo fare anche come hanno fatto a Via Curazzo, abbiamo messo tanti, un po' di soldi per uno, ok, le abbiamo sistemate noi a Via Curazzo le buche, praticamente, ovviamente con autorizzazione dell'amministrazione comunale. Abbiamo fatto questo, può darsi che abbiamo sbagliato, può darsi che abbiamo fatto qualcosa di buono, però lo abbiamo fatto, e così potremmo fare anche, poi si potrebbe fare anche per tante altre strade. Ripristino dei percorsi naturalistici, che dicevo prima, non ci vogliono tanti soldi per ripristinare questi percorsi naturalistici, dove la gente potrebbe passare delle belle giornate a passeggiare, addentrarsi nei boschi. Ripeto, ci vuole solo un po' di buona volontà. Per cui non sono spese ingenti. I servizi comunali, l'efficientamento dei servizi primari, dei servizi attualmente non corrispondenti al criterio comunale, strade, servizio idrico, illuminazione pubblica, decoro urbano, scariche fognari e verde pubblico, cimitero e spazzatura, questi sono i servizi, come dire, primari per un comune, ok? Non vanno per il meglio, e noi ci impegneremo al massimo perché
siano ripristinati in modo che i cittadini ne possano fruire in modo ottimale. Oggi hanno carenza di questi servizi, c'è carenza di questi servizi, manca l'acqua, manca la spazzatura, non hanno le fogne, le strade dissestate, l'illuminazione spesso di giorno la vediamo aperta e di notte sta spenta. Ma io una cosa, ma come si fa? Ma è possibile che non la vedano? La segnaletica stradale è cadente, ovunque, è cadente, ma uno specchio quanto costa? 5 euro, 10 euro, 15 euro, ce le mettiamo noi? E lo compriamo? C'è parecchi punti dove sono caduti questi specchi che individuavano i punti di pericolo. Non ci vuole molto a fare questo, non ci vuole molto, credo io. Questa è solo una questione di volontà di farle queste cose. Poi vorremmo anche completare l'archivio storico comunale e vorremmo istituire una fiera agricola comunale. E come fiore all'occhiello, anche se sembra una cosa banale, okay? Vorremmo creare un mercato di prodotti contadini del territorio, alternando la vendita al dettaglio e la vendita all'ingrosso, perché se qualcuno non lo sa o non l'ha saputo nel corso degli anni, Decollatura è un comune a vocazione prettamente agricola, per cui bisogna valorizzare le vocazioni storiche del comune. E ripeto, in questo guarderemo con attenzione alle IGP al DOP. Abbiamo IGP, come IGP abbiamo la patata silana, come DOP abbiamo il caciocavallo. E altro che vedremo, ce l'abbiamo comunque queste cose qua. Quindi ripeto, in questo foro Boaris si mette a posto, si potrebbe istituire questo mercato alternato, dove invece di andare i contadini di Decollatura a portare la roba al mercato a quattro soldi, ok, potrebbero venire qua a comprarla a giorni alterni, un giorno al dettaglio e un giorno all'ingrosso. Oltretutto ci sarebbe anche un indotto, venendo gente nel paese ci sarebbe un movimento, come dire, ci sarebbe l'indotto, si muove in economia, se c'è gente nel paese, se viene gente nel paese, si va al bar, è un'economia che si muove praticamente, diciamo. E poi questa cosa bellissima, qualcuno se li mangia gli animali, qualcuno se li mangia e li uccide, io invece li voglio proteggere questi animali, perché io ci tengo gli animali, perché sono più affidabili di tante persone, non tradiscono mai, ok, ti stanno sempre vicini. E non me li mangio. E vorrei realizzare una struttura comunale finalizzata ad accogliere gli animali randagi, in particolare cani e gatti, che ce ne sono tanti qua in paese, che gironzolano come anime in pene, poverini, senza cibo, senza un posto dove andare a ripararsi. Io ne ho tre dei miei e tre adottati, che tutte le sere vengono a casa mia, ok, e mangiano insieme ai miei gatti, perché sanno che lì trovano qualcosa. Ma sono tre, ce ne sono decine, ce ne saranno altri in altre zone, la mia zona è così. Io vengono, ormai lo sanno, a un appuntamento puntuale, tutte le sere sanno l'orario, si mettono lì e mangiano insieme ai miei gatti, e mi faccio carico di questi altri tre, oltre ai miei tre. Per gli altri purtroppo vorremmo creare questa struttura finalizzata ad accogliere questi poveri animali. Poi ci vorremmo impegnare, so che è difficile perché i vincoli di legge sono talmente ristrettivi che non so se è possibile questa cosa qua, però si dovrebbe trovare il modo di farla. Ma è possibile che da anni a Decollatura non c'è un vigile urbano? Chi vigila sul territorio? Chi sta attento a chi commette degli illeciti, agli abusi, ai soprusi, al parcheggio delle macchine selvagge? Chi ci sta attento? Una figura ci dovrebbe essere. Quindi per noi questa cosa è una priorità. Ma qua non c'è un vigile come se fosse normale, ma dove siamo? Come è possibile? Ma la parola stessa dice vigile, che vuol dire? Che vigila sul territorio, su tutto ciò che accade sul territorio, poi fa il suo rapporto, ok? E ovviamente si ha contezza di quello che accade, ma se un certo vigile che vigila, non vigila nessuno, è una cosa molto grave. Ma io non so come è possibile, io non so nemmeno se per legge è possibile questo, mi deve informare, se è possibile per legge tenere un comune senza un vigile urbano, io non lo so, poi lo manderò a qualche mio amico avvocato, perché noi siamo gente
semplice, veniamo dal basso, però domanderemo, ce ne abbiamo amici avvocati, gli chiederemo questo fatto, se è possibile tenere un comune senza vigile per tanto tempo. Io credo di no, così, credo di no. Oltretutto ci vorremmo interessare a rendere più fruibile i cittadini la viabilità su gomma e su ferro. Voi sapete che per i giorni domenicali e festivi è stata soppressa il servizio ferroviario per Catanzaro, e per cui sarebbe molto bello se la gente potrebbe andare anche di domenica e nei giorni festivi e anche con gli autobus alla Lamezia. Ci interesseremo di questo ovviamente con le ditte, per vedere se è possibile arrivare a questo risultato. Me lo prendi un po' d'acqua per favore, grazie. Poi vorremmo dare supporto alle attività culturali, come dire, incentivare quelle produttive, agricole, commerciali e manufattiere, perché è importante fare questa cosa qua, o rivalutare il turismo locale con l'apertura di alberghi diffusi e d'impresa e con la nascita di un'area industriale dedicata. Ok, vorremmo creare dei posti di lavoro, i nostri figli partono, i nostri figli se ne vanno, compreso il mio, in Germania. Ok, mio figlio è in Germania perché qua non c'è il lavoro, così io parlo di mio figlio così come i figli di tanti di voi, e noi dovremmo cercare di fare in modo di creare opportunità di lavoro per questi giovani che restino qua invece di andarsene in giro per il mondo, magari gente preparata, gente in gamba che purtroppo lascia questo paese perché non ha opportunità, e noi vorremmo fare il possibile per quel che compete a un comune di cercare di creare delle opportunità lavorative. Vorremmo favorire l'associazionismo, soprattutto quello tra ragazzi e gli anziani, mediante destinazione di luoghi ad hoc, finalizzata a questa cosa qua, a favorire l'associazionismo, perché se non c'è un luogo di ritrovo, come dire, non è possibile che si socializzi, che si favorisca l'associazionismo, bisogna stabilire dei luoghi. Poi vorremmo costituire un tema per la progettazione e la compilazione di bandi, lo vorremmo fare anche noi, tutti questi grandi letterati che sono esperti, che vogliono un tema, questo e quello, lo faremo anche noi, un tema di esperti per la progettazione e la compilazione di bandi messi a disposizione dall'Unione Europea, atti allo sviluppo del territorio, tranquilli che lo faremo, anche se veniamo dal basso, anche se siamo candidati da nulla, come ci hanno definito, ma anche noi cercheremo di fare queste cose. Oltretutto vorremmo creare un tavolo permanente in grado di vigilare sull'iter del potenziamento della ferrovia Catanzaro-Cosenza-Catanzaro, bene primario. Considerato il periodo di crisi economica dilagante, oltre che con le forme di legge prevista, vorremmo dare un aiuto alle famiglie che versano in precarie condizioni economiche, nei limiti di quel che si può. 100 euro, 200 euro, 300 euro. Per le persone ricche non sono nulla, per una persona povera potrebbero essere tanti, 300 euro, se ne vanno a fare la spesa per 15 giorni, ok? Quindi qualcosa è stata data, ma simpatia, che hanno preferito darla senza criteri e senza, come dire, requisiti a volte, spesso. La trasparenza, passiamo a questo punto. Noi non abbiamo nulla da nascondere, noi vorremmo che la casa comunale fosse di cristallo, cioè oddio, tutto quello che succede dentro che si veda dall'esterno, ok? Come accade questo? Accade praticamente rendendo pubblico tutto quel che i minimi particolari, anche perché quando non sanno nulla da nascondere non ci sono problemi. I problemi subentrano che la trasparenza è limitata quando si ha da nascondere. Quindi per noi la trasparenza è anche se banale, ma un punto primario per noi, perché è opportuno che i cittadini sappiano tutto ciò che succede nella loro casa, la casa comunale. Il lavoro, l'inserimento nella tematica del lavoro al primo punto non rappresenta un caso, ma costituisce la presa d'atto che lo sviluppo economico del Collo Turese non può prescindere dall'inserimento stabile e duraturo nel mondo del lavoro, dei giovani nel mercato del lavoro. Verranno sostenute tutte le iniziative, qualcuno parlava di servizio civile, qualcuno parlava, ma tutte le iniziative che potrebbero dare uno spocco, un supporto ai giovani
in modo che si possa dare un aiuto. Però ripeto, noi vorremmo puntare se possibile su spocchi duraturi, non su, come dire, situazioni di precariato. Questo l'ha fatto il PD, ha favorito il precariato. L'urbanistica, ecco, uno sviluppo armonico del paese, come dire, avviene con uno strumento urbanistico adeguato. Questo piano regolatorio nel corso degli anni è rimasto fermo e in effetti noi vediamo, come dire, sbucare insediamenti produttivi a destra, a sinistra, anche civili abitazioni, perché poi con i capelli di legge magari si trova a poter costruire un po' ovunque. Invece noi riteniamo che bisogna accelerare la definizione del piano strutturale comunale, perché il piano è un volano fluido di uno sviluppo armonico del paese. Stabilire una zona industriale, qua ci sono insediamenti produttivi a Levante, a Ponente e ovunque, per cui per noi è importante questa cosa qua. Cerchiamo di accelerare nei limiti della possibilità lo sblocco dell'iter di questo piano strutturale comunale. L'ambiente qua praticamente succede che l'ambiente è degradato. E appunto non c'è un vigile, tutti vanno a buttare ovunque. Io ringrazio quei ragazzi di passaggio, i passeggeri avanti così denominati, che hanno pulito loro, di loro iniziativa, tante zone degradate vicino alle fontane, lungo i fiumi. Però che è successo? Non essendoci vigilanza, dopo 15 o 20 giorni, punto, è da capo. Per cui torniamo sempre ai soliti discorsi: un comune per funzionare bene bisogna che sia organizzato bene. Hanno pulito ma non hanno risolto granché, perché ripeto, dopo giorni, non essendoci vigilanza, la gente ha continuato a buttare quello che meglio crede. I lavori pubblici: l'impegno che assumiamo riguarda concretamente alcune specifiche opere. L'adeguamento della viabilità cittadina delle bretelle provinciali di Torto, Sorbello, Passaggio, Varianti, Gerdisi, con creazione e possibilità di tutele pedonali, la sistemazione di tutte le strade interpoderali in modo da consentire ai cittadini il raggiungimento agevole dei propri fondi, perché se devono andare, come dire, dobbiamo rivoluzionare l'agricoltura, ci dobbiamo dare anche modo a questi cittadini di poter accedere ai fondi, ok? Se le strade sono dissestate, inagibili, non possono andarci nemmeno con un mezzo per portare dell'acqua, per portare del concime, per portare quel concime biologico che sia, ovviamente come fa l'agricoltura a risollevarsi? Quindi dobbiamo dare modo, professore, a queste cose qua, dobbiamo dare un occhio di riguardo. Sono anni che non si ci mette mano, ci sono tante strade che conducono a, come dire, ai poderi, abbandonate totalmente. La sistemazione di tutte le... Allora, considerato lo stato delle strade comunali e provinciali, il notevole sborso di soldi che il comune paga, sembrerà superfluo, ma ci impegniamo nell'immediato, come dicevo all'inizio, nei primi 100 giorni. Ovviamente adesso lo riporto perché questi sono i punti più stabili a lunga durata. Quello lo vorremmo fare nei primi 100 giorni, a rendere transitabili le strade del centro abitato, onde evitare che poi vadano in comune con un avvocato e si facciano pagare le macchine che loro rompono sulle buche che il comune ha lasciato che si creino, per cui anche un danno economico per il comune non ci sono soldi, però queste macchine se sono per una buca comunale gliele devono pagare, per cui è così. Vorremmo la manutenzione e il potenziamento delle strutture degli edifici scolastici nel limite di quel che si può, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la manutenzione e l'estensione della rete fognaria e la captazione di nuove sorgenti. Ma è possibile con un comune come Decollatura? Io non so quanto ci vuole tecnicamente, economicamente per accedere a... Ma penso che Decollatura non abbia problemi di acqua, qua intorno penso che siamo tutte montagne, poi io... Ripeto, non sono un tecnico, questo lo vedremo con i tecnici, ma attingere a nuovi pozzi per l'acqua credo che non ci siano problemi. Vorremmo fare interventi vari di arredo urbano e la realizzazione di zone parco nei vari centri e l'adeguamento della pubblica illuminazione.
Ecco, arriviamo ai servizi comunali. Un comune funziona bene quando i comuni, i servizi comunali, quando gli uffici comunali funzionano bene. Non abbiamo niente contro gli impiegati comunali, non è che ci possiamo permettere di perseguitare un impiegato solo perché abbiamo qualcosa di personale. Non dobbiamo vedere di quelle persone che lavorano, di farle lavorare con serenità, e oltretutto non si può attingere all'esterno, perché è inutile perseguitare le persone per problemi che... Se non c'è altra soluzione, bisogna cercare di convivere, bisogna cercare di fare il modo possibile che gli uffici funzionino, perché poi sono gli uffici che fanno in modo che siano erogati servizi ottimali ai cittadini, come dicevo all'inizio. È tutto lì, tutto dagli uffici che vengono, che fanno queste cose qua. Non sono punti di programma, ma si deve fare attenzione sugli uffici che facciano il loro dovere, perché è l'ufficio tecnico quello che praticamente gestisce la manutenzione delle strade e anche gli altri servizi, per cui non bisogna perseguitare gli impiegati comunali, ma bisogna convivere con loro, non bisogna avere dei risentimenti verso di loro, e bisogna cercare di superarle queste cose, perché non si può tirare in eterno delle questioni personali e magari approfittare di un ruolo per poi fare delle rivendicazioni. Stavo dicendo, vorremmo anche sistemare il territorio cimiteriale e fare attenzione che sia un massimo decoro, perché quello è un luogo dove riposano i nostri cari e devono riposare decorosamente in un luogo adeguato, ed è giusto che sia così. L'avevo detto anche all'inizio, il rifacimento della segnaletica, segnalare tutti quei punti dove la segnaletica non è ottimale e cercare di ripristinarla. Per quanto riguarda i giovani e lo sport, l'amministrazione si impegna al sostegno e all'incentivazione di tutte le iniziative già in atto, quali quelle dell'audace decollatura, contro la quale non ho nulla, ho solo qualcosa contro chi la vuole fare giocare fuori dal campo di calcio, ok? Non contro la squadra, ok? E sono pezzi della società che la vorrebbero portare a giocare fuori dai campi di calcio, invece l'audace decollatura deve giocare solo nel campo di calcio, ok? Deve prescindere dalla politica. È inutile che facciano il pianto del coccodrillo, che non è vero, lo sanno tutti ciò che è stato fatto, lo sanno tutti. Quindi, ripeto, l'audace deve giocare solo in quel campo, non nel campo della politica, caro architetto. Penso che sia giusto così. Grazie, architetto. Allora, stavo dicendo, tutte indistintamente l'incentivazione delle strategie in atto, quali quelle l'audace, scuola calcio oratorio San Pio, anche quella, perché l'oratorio San Pio a tanti bambini li mette nel campo del calcio con novito, con non dedizione, ed è una cosa bella, anche ovviamente se cosa per le spese bisogna portargli, questo qui si muove da San Pietro, non è che potete dire che è un servizio a pagamento, ma le spese se le deve pure recuperare, ok? Ma dà un servizio alla collettività, perché tanti bambini possono andare lì a mettersi in carreggiata per accedere al mondo del calcio, e lo fanno con piacere. Altre società operanti sul territorio sono la Volley, la Bocciofila, la Reventino Backtime, non so se ho pronunciato bene, ho sempre quella cuna in inglese, e di tutte le altre in atto, nel potenziamento degli impianti sportivi esistenti e nel realizzare ulteriori strutture per ciclocross, motocross, pesca sportiva, eccetera. Verrà creato un centro ricreativo culturale esclusivamente per i giovani, attingendo ai contributi previsti dalla legge. Lo sviluppo delle imprese. La nuova amministrazione formerà strumenti di supporto al tessuto imprenditoriale mediante la creazione di uno staff di esperti del settore per agevolare agli imprenditori locali l'accesso ai finanziamenti. Alle 7.10 ragazzo, perché io purtroppo ho iniziato 10 minuti dopo,
Ma tanto 10 minuti non cambiano nulla, siate buoni, voi ieri sera professavate buonismo e mo vi attaccate 5 minuti. No, non credo che voi abbiate, facciate passi indietro, dovete andare avanti, orce, orce. Allora, mi avete fatto perdere il filo. Ripeto, fornirà strumenti di supporto al tessuto imprenditoriale mediante la creazione di una staff che possa, come dire, affiancare questi imprenditori, ovviamente ad attingere a finanziamenti statali, comunitari, quel che si voglia, ovviamente magari sono imprenditori, ma se non c'è lo staff di tecnici magari non sono in grado di poterlo fare, e noi come amministrazione comunale ci impegniamo a questa cosa qua, ci impegniamo a crearlo questo staff di tecnici. La sicurezza, sto finendo, la sicurezza e il controllo del territorio. Riteniamo indispensabile un rafforzamento degli strumenti di controllo del territorio mediante la creazione di occasioni di incontro con le forze dell'ordine affinché possano consentire una valida risorsa pienamente integrata con il territorio e con i cittadini. Non si trascurerà inoltre la cura di un efficiente servizio di vigilanza facendo tesoro dell'esperienza di polizia giudiziaria del passato, facendo tesoro di quell'esperienza. Solidarietà e beni culturali, verranno sostenute tutte le iniziative socioassistenziali, l'amministrazione da noi capeggiata, perché noi vinceremo anche se noi veniamo dal nulla, ma noi sono convinto che la gente capirà che queste persone venute dal nulla sono persone semplici, sono persone libere, su di noi non c'è nessuno potrà venirci a dire quello che dobbiamo fare o non fare, quello che dobbiamo fare lo decidiamo noi, io, Laura, Angela e tutti gli altri. Perché non ci dirà nessuno, non ci condizioneranno, non hanno modo di condizionarci, perché come lo farebbero? Cioè, perché non abbiamo partiti, non abbiamo gruppi corpuscoli esterni che hanno piazzato i candidati, vedi che io ho 2 candidati, devi fare quello che dico io, se no ti faccio cadere. È accaduto questo e accadrà in passato se le cose non vanno come devono andare. Questo sappiatelo, le cose che conosci. Badate bene a come votate, badate bene e valutate, perché le cose le sapete bene. Sarà così, caro professor Ezio, sarà così come è già accaduto in passato. E sono cose molto gravi, molto gravi. Io ho il gruppo, devi fare quello che dico io, se non lo fai ti faccio cadere. E sono già fatto. Allora, l'organizzazione degli uffici, che fra poco vi lascio, non siete agitati, non state calmi, fra poco vi lascerò questa bellissima piazza, anzi vi lascio questa gente che probabilmente credo che sia venuta per me. Non vantate poi che la piazza era piena, perché ho parlato prima io, per cui questo deve essere chiaro, questa gente è venuta per me e vi ringrazio tutti, uno per uno, quelle persone che sono venute qua ad ascoltarmi, una per una. Stavamo dicendo, l'abbiamo messo nei primi 100 giorni, anche, lo metteremo anche nei punti a lungo percorso, l'organizzazione degli uffici comunali, lo ripeto, se non ci riusciremo nei primi 100 giorni lo faremo in seguito, perché gli uffici comunali devono funzionare al massimo, perché è da loro che dipende la funzionalità di un comune e che tutto vada bene e che i servizi vengano erogati nel migliore dei modi, dipende tutto dagli uffici, ok? Non metteremo orari negli uffici, chiunque vuole a qualunque orario può accedere, perché quella è la casa di tutti, non faremo a giorni alterni o quando stanno a comodo gli impiegati, ok? Compatibilmente col lavoro che devono svolgere ovviamente, ma le porte devono essere sempre aperte, in modo che un cittadino che lavora non deve prendersi un giorno di permesso sapendo che quel giorno, cioè deve poter accedere per qualsiasi esigenza agli uffici comunali quando meglio crede. Questo noi lo faremo, rivaluteremo le risorse umane esistenti, perché oltretutto non ci sono vincoli di legge, non si può accedere all'esterno, quindi per forza si deve convivere con quelle figure che abbiamo oggi all'interno della casa comunale. Noi dobbiamo coinvolgere quelle persone a lavorare per il meglio, a lavorare bene, a lavorare bene per i cittadini di questo comune. Particolare attenzione verrà dedicata al settore alla predisposizione dei piani annuali del diritto allo studio per offrire qualificati servizi di mensa biologica e di trasporto degli alunni della fascia dell'obbligo. In merito a questo abbiamo aggiunto un altro punto, ecco, questo è un punto nuovo e per me è bellissimo, questo è un punto nuovo che abbiamo aggiunto e ne sono orgoglioso. Praticamente
l'amministrazione deve puntare, dovrebbe puntare, faremo in modo di puntare all'integrazione dei territori, con i comuni limitrofi, e si può partire con l'unificazione dei servizi, partendo dalla mensa scolastica, che con una seria programmazione può ritornare ad essere gestita dai comuni stessi, e contemporaneamente cercare di organizzare un sistema che porti almeno due volte la settimana ad avere un menù legato ai prodotti del territorio, integrandolo con una spiegazione agli stessi degli alunni e anche ai genitori sul consumo consapevole di ciò che l'agricoltura della zona può dare, magari in collaborazione con l'associazione degli agricoltori. Questo per evitare che i nostri e i vostri figli, ok, diventino consumatori di cibi preconfezionati che arrivino chissà da dove. Con lo stesso sistema si devono gestire i rifiuti, anche la distribuzione dell'acqua potabile. Niente, praticamente io ritengo di aver, e sono perfetto con l'orario, sono perfetto, sono le ore 7, io sono, anche in questo sono preciso, vi lascio questa bellissima piazza e tutta questa bellissima gente che è venuta, ok? E cercate di fare i bravi, di non essere cattivi, perché ieri sera avete detto che siete buoni, e facciate... Io mi auguro che voi facciate i buoni, e concludo dicendo che questa che io praticamente ho, come dire, esposto, è solo una bozza. Non pensate che se manca qualcosa non la possiamo inserire. Lì c'è un punto d'incontro aperto tutti i giorni, dove chiunque può venire, se chiunque abbia un'esigenza, può venire a proporre ciò che ritiene opportuno. Noi accoglieremo queste proposte, le inseriremo nel programma, non abbiamo nessuna preclusione per nessuno, per nulla, nei limiti della fattibilità. Ovviamente se uno viene lì e ci dice vogliamo inserire in programma di portare l'aeroporto da Colatura, prendi la via della strada, prende la porta e vattene, perché noi non lo possiamo fare. Se poi si propongono delle cose ragionevoli, la porta è aperta dalla mattina alla sera. Quindi ripeto, è solo una bozza questo programma che io ho esposto, e vi prego caldamente, se c'è qualcuno che ha intenzione di proporci qualcosa di buono per questo comune, lo faccia, e noi accoglieremo le loro proposte.